I diritti umani garantiti, quelli violati e quelli taciuti, il ruolo dell'Unione Europea e la tutela della legalità. Temi su cui gli alunni del Fermi Mattei di Isernia si sono confrontati con le istituzioni nell'incontro che ha concluso il progetto La scuola crea conoscenze e testimoni di diritti universali nel mondo, ideato con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una cultura della legalità. Questo progetto chiude l'anno scolastico e non potevamo che chiudere così al meglio in un contesto scuola dove i diritti umani, in cui la scuola è presidio di legalità e dove i diritti umani vengono affrontati con molta, molta consapevolezza degli studenti. Nella mia carriera i diritti umani sono stati un faro professionale. Io auguro anche a loro di aver acquisito queste competenze che sono fondamentali per la vita e per il vivere civile. L'obiettivo del progetto, coordinato dalla docente Palma Di Miele, è stato quello di diffondere la tutela della democrazia e l'europarlamentare Aldo Patriciello ha toccato anche il tema della guerra in Ucraina. È un momento di dibattito, di confronto, certo. Non è che l'incontro di stamane è risolutivo di un problema così importante, però è quello di fare da cassa di risonanza affinché nelle istituzioni questo tema torni al centro dell'agenda politica e di coloro che devono decidere nelle istituzioni nazionali ed europee. Per quanto mi riguarda, in Parlamento europeo farò sentire la voce, farò un'interrogazione e cercherò di portare avanti nel migliore dei modi e con la mia determinazione l'importanza di questo grande significato. E in questo momento, con la guerra dell'Ucraina, ci rendiamo conto ancora di più dell'importanza. Presente all'incontro anche la garante dei diritti della persona alla regione, Leontina Lanciano. Ho prodotto, un passaporto dei diritti per minori che è stato consegnato a tutti i centri neonatali. Praticamente è un passaporto dove sono rappresentati 54 diritti che ogni persona, ma soprattutto ragazzi e adolescenti, dovrebbero conoscere, che viene consegnato al momento della nascita a tutti i genitori, che diventano pertanto i custodi di questi diritti.